Allora, buon mercoledì piovoso, sono le 9 e un quarto, sono appena rientrata che Chiara è andata già con noi con il pulmino e fa freschetto stamattina perché comunque sta piovendo e adesso mi lavo le cose della colazione perché di là ho già sistemato tutto. Ed ora mi tocca fare qua. Questa mattina è inizio dalla cucina. Più perché dovevo, mi si rimpalla con sta memoria e niente, io convinta che stavo registrando invece mi si era staccato e non ho registrato più. Comunque dopo il letto sono andata a pulire, a passare l'aspirapolvere, poi a pulire il bagno e ho dato una bella spruzzata di profumatore e sono uscita a prendere, sono andata a prendere la carne e il pane. E niente, quando sono rientrata, una pace, bello, ordinato, profumato, bellissima, una sensazione veramente che ti riempie il cuore di gioia, anche se prima uno si fa un mazzo così, anche se
dopo i consigli di Rita di fare giornalmente un po' così, un po' lì con calma e la pausa, fai le pulizie che manco te ne rendi conto. E quindi ogni giorno hai davvero la casa bella, ordinata, profumata, bellissima. Bello, cuore. E quindi stavo dicendo che adesso sono qui in casa, ho messo le due pentoline perché io e Anna ci mangiamo la pasta e pesto, quel pesto che ho fatto io, ma l'ho messo qua nel piattino con l'acqua e si è scongelato. E vado a fare spaghetti col pesto. Nella pentola piccolina invece poi a Samuele gli vado a fare il riso col sugo perché lui il pesto non gli piace. Il tempo proprio ho dovuto chiudere le finestre perché è proprio tutto grigio, c'ho la luce accesa perché non si vede una ceppa. Tuoni, vento, pioggia, freddo, infatti ho messo anche la giacchetta della tuta. E niente. In effetti, all'entrata, vedete come già si fa più cupo. Ho acceso pure queste lucine qua perché non si. È proprio brutto oggi, proprio brutto, proprio nuvoloso. E niente, autunno, benvenuto autunno, diciamo così, benvenuto autunno. E nulla, ci aggiorniamo più tardi. Vi mando un bacio. Ciao! Coffee! Andiamo insieme? Oh, ti sta chiamando proprio la nave, Samuele. Prima mangio del riso col sugo, mi ho riscaldato questo. Già preparata che ho messo qua nel forno. Aspettate un attimo. Le patate lastrato, parecchio strato con formaggio, con grattato, sale, olio, e ho messo un po' di pepe nero. E in frigo c'è in un piatto. Le fettine di carne che ho preso stamattina, messe nell'olio, nel sale, in un po' di aceto, un po' a marinare.
siamo finito di mangiare, i compiti non ne ha per fortuna, perché sennò io dovevo farglieli fare pomeriggio, pomeriggio sì, stasera, perché pomeriggio dobbiamo andare dal dentista con Anna. Mi devo anche spicciare a lavare i piatti, perché sono le 2:10, per le 3 dobbiamo partire. E niente, sparecchiato. E niente, mi sistemo qua la tavola. E niente, mi... Oddio! Mi sono inciampata la ciabatta. Andavo dal dentista e gli dicevo di farmi la dentiera, di prendermi l'impronta per una dentiera, perché l'altro poco mi ero rotta i denti. Me l'ho ammazzata. Meno male che il tempo è mezzo... non piove più. Si è rassegnato. E niente. Ci aggiorniamo più lì. A dopo. Ci siamo preparate che dobbiamo andare dal dentista. Ho messo a pensare questa roba, il tennis è bianco, quando non è nero, questa camicia qua. A dopo. Ciao. Sono le 10 e mi sono messa vicino a loro così per farli dormire. Comunque, dal dentista abbiamo terminato, per fortuna l'ho trovata tutto a posto, oggi gli ho finito l'ultima carie e quindi abbiamo terminato. E niente, ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo domani mattina. Buonanotte.